come direzione, già prima io da direttore, adesso da diciamo sostegno al nuovo direttore Giacomo Francese, che ha sposato questa filosofia in pieno, stiamo cercando di far essere viva questo concetto, cioè non declamarlo solamente, cioè farlo viverlo, cioè, quindi sì, è centrale, non a caso oggi presentiamo la rievocazione, che non è una novità per noi, perché ormai da quando il teatro è diventato museo, cioè dal 2018, con Benevento Longobardo si è diciamo costruito un rapporto, più che un protocollo, più che si è costruito un rapporto. Alessio Fragnite, che è l'animatore di questa associazione, prima di progettare, prima di fare azioni e compagnie, ci confrontiamo. Quindi, poi c'è dietro questa iniziativa, c'è il supporto del MIC, quindi del Ministero della Cultura, che infatti con Alessio si parlava, riuscirò ad avere sempre il finanziamento, se riesco ad avere il finanziamento vuol dire che possiamo vivere queste. Allora vedremo la rievocazione storica dell'assedio del 663 che vide i Longobardi di Benevento resistere all'imponente esercito bizantino guidato da Costante II, parteciperanno in totale una quarantina di rievocatori, abbiamo puntato anche e soprattutto sull'aspetto teatrale, essendo appunto la location come dire indicata per una rievocazione che sia soprattutto uno spettacolo teatrale. Rievocheremo un evento che è fondamentale per la storia non solo della città ma di tutto il Mediterraneo, di tutta l'Europa, in quanto in seguito alla vittoria dei Longobardi contro l'esercito bizantino, i Longobardi di Benevento poterono conquistare tutto quanto il sud Italia, dilagando nelle regioni della Puglia, della Calabria e della Basilicata. Anche perché dopo questa sonora sconfitta i bizantini decisero di abbandonare il progetto di riconquista del sud Italia, per cui appunto Benevento poté diventare la città più forte del meridione e una delle città più importanti nel panorama politico non solo dell'Europa ma di tutto il Mediterraneo in generale. Per questo motivo crediamo che sia importante rievocare questo evento, perché è un evento che viene appunto studiato molto e approfondito molto anche e soprattutto in Europa, in America, insomma, dove la storia dell'Europa e in particolare del Mediterraneo è una storia molto molto apprezzata e conosciuta. Stiamo parlando appunto di un periodo storico che ha poche fonti a disposizione, però noi lo possiamo ricostruire grazie al fatto che nella storia dei Longobardi di Paolo Diacono l'assedio del 663 è sicuramente raccontato in dovizia di particolari, per cui abbiamo tutta una serie di dettagli riguardo appunto non solo l'assedio ma anche la conseguente battaglia di Forino. Per questo motivo possiamo appunto realizzare una ricostruzione molto dettagliata e precisa degli eventi e anche soprattutto dei personaggi che furono i protagonisti. Pensiamo appunto a Grimoaldo, che era re d'Italia, a Romualdo, che era suo figlio e che era duca di Benevento, e insieme i loro eserciti appunto sbaragliarono l'imponente esercito bizantino, che costava, diciamo, poteva contare su almeno 20.000 guerrieri.